Fino a qui vi ho mostrato come risvegliare le mani. Ora vi mostro velocemente se siete in possesso di un semplice nastro, di un pezzo di tessuto, questo è anche mal ridotto, tagliuzzato, però l'importante è che abbia una certa lunghezza, perché andremo a sperimentare con le mani e con il tessuto. Possiamo iniziare con questo tipo di tessuto e lo mettiamo all'interno delle mani del nostro ragazzo. Se riusciamo, le uniamo, mettiamo le nostre attorno alle sue e cerchiamo di imprimere una certa pressione in modo che il ragazzo inizi a prendere confidenza con ciò che ha tra le mani. Poi, pian piano, le nostre mani inizieranno a muoversi e a far muovere le mani del ragazzo, in modo tale che possa, con lo sfregamento, leggero sfregamento, iniziare a provare le prime sensazioni grazie al tessuto che abbiamo posizionato in precedenza. Se il ragazzo non è in grado, non siamo in grado di unire le mani, nessun problema. Prendiamo il tessuto e facciamo questa cosa, così, con il saluto, e poi saremo noi a fare, a causare lo sfregamento sul palmo della mano del ragazzo. E naturalmente dovremo farlo anche sull'altra mano. Poi questo tipo di tessuto, se ne avete molto, potreste fare anche la pioggia del tessuto, vuol dire più pezzi di materiale fatti cadere dall'alto. Questa sarebbe la pioggia o la doccia con il tessuto. Naturalmente più tessuto c'è, più l'effetto aumenta, ma noi ci accontentiamo anche di un singolo nastro. Possiamo poi girare la mano ed effettuare la doccia, la pioggia, anche da questo lato delle mani. Le proposte possono durare quanto volete, non c'è un tempo limite minimo massimo, come vi aggrada di più. Poi questo stesso tessuto lo possiamo passare tra le dita del nostro ragazzo, che non sarà una cosa sempre comunque semplice, però noi ci proviamo lo stesso. Ricordiamoci della sensibilità che c'è in questo punto, all'interno delle dita. E poi, pianino, senza rischiare di fare male al ragazzo, andiamo a stimolarlo in questo modo. Vanno bene anche i fili di lana, qualsiasi tipo di tessuto che potete avere in casa. Potete sfilare da questo verso oppure fare da quest'altro verso, prendete e lo tirate, e comunque è una stimolazione che viene fatta nell'infradigitale. Lo stesso possiamo farlo anche su un singolo dito, senza stringere troppo, perché poi non riusciremo a sfilare via. E guardiamo sempre il volto del ragazzo che abbiamo di fronte mentre facciamo questo tipo di proposta, perché dobbiamo essere curiosi e capire quanto e come può piacere il tipo di proposta che stiamo facendo. Così, anche sul dorso, semplicemente sul dorso e palmo, in questo modo.
Questo naturalmente vale per una mano e anche per l'altra. Non dimentichiamoci mai di fare la proposta su entrambe le mani. Come ultima tipo di esperienza con il tessuto, possiamo fare la copertura totale. In questo caso il mio nastro non è grandissimo, però sufficiente per ricoprire la mano. E la cosa molto interessante che abbiamo visto io e le mie colleghe è che lasciare lì il ragazzo, comunque si vedono anche per i ragazzi che hanno più difficoltà dei minimi movimenti, perché cioè chi riesce a togliersi, a sfilare via il tutto, chi ci prova e chi cerca muove anche se minimamente le dita, le mani, leggermente la mano, perché prova questa sensazione di copertura totale di comunque un corpo estraneo, di un qualche cosa che non appartiene alla sua mano. Al termine anche della copertura possiamo sfilare via, e anche qui è doveroso salutare, questa volta con il tessuto in mezzo alle mani, tra le mani. Congiungiamo, salutiamo, leggera pressione del tessuto, dell'esperienza di queste mani e sfiliamo via. Bene, la mia proposta è conclusa. Divertitevi e buon lavoro. Ciao a tutti.